I carabinieri di Venaria Reale, in tre distinte operazioni, hanno arrestato quattro persone responsabili a vario titolo di tentato furto aggravato e possesso di armi ed esplosivi. Nell'area industriale di Veneria, i carabinieri, in servizio preventivo per evitare i furti, hanno notato due persone che si aggiravano con fare sospetto guardando all'interno delle aziende. Uno di questi, mentre l'altro fungeva da palo, ha tagliato la recinzione esterna di un'azienda specializzata nella produzione di condizionatori. I militari hanno bloccato il palo e dopo hanno intercettato il secondo complice mentre tagliava il rame dell'impianto elettrico con una pinza. Entrambi di etnia rome, domiciliati al campo nomadi di Stato Germaniano a Torino, sono stati arrestati per tentato furto. Nella seconda operazione è stato arrestato un progiudicato 51enne di Venaria specializzato nel furto di autovetture. I carabinieri che pattugliavano le vie del centro hanno notato una persona con il volto coperto da un cappuccio e un grosso cacciavite che rubava su un'auto in sosta. L'uomo è stato bloccato e arrestato. Nella sua abitazione a Varisella aveva una rivoltella calibro 7, priva di matricola, una pistola, quattro canne, una carabina d'aria compressa, varie cartucce e petardi cilindrici artigianali privi di marca. E quanto trovato dai carabinieri nella casa di un elettricista italiano di 58 anni. A seguito dell'intervento, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Fiano per detenzione illegale di armi ed esplosivi. Le armi saranno inviate al RIS di Parma per verificare se siano state utilizzate per commettere reati.